casa. C'è ancora incertezza nell'aria riguardo alle condizioni meteo. Le previsioni davano pioggia in questa zona, ma per ora lo stadio è stato risparmiato. Certo, con le nuvole minacciose all'orizzonte che sto vedendo, non promettono nulla di buono. Comunque sia, che piova o che splenda il sole, siamo certi che l'atmosfera sulle tribune resterà vivace ed allegra. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. La partita è già cominciata. Nesta. De Rossi. L'Atalanta ha prevalso. L'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate, i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Josip Iličić. Rafael Toloi. Cambio di fronte. Gosens riceve un'ottima apertura. Guarda Fabio, se hai notato, stanno sfruttando tutta l'ampiezza del campo. È vero, soprattutto in... Occhio alla conclusione! Si iscrive al tabellino dei marcatori! Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatori di questo livello. Evidentemente manca loro la tranquillità. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Prova a giocarla in profondità. La gioca a sinistra. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. De Rossi è finalmente rientrato dopo l'infortunio. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Voglio proprio vedere che soluzione adotteranno. Alejandro Gomez. Colpisce! L'Atalanta ha segnato il gol del pari. Da lì è senza difensori e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Perfetta parità dunque. Beh, il mister non sarà certo contento. Erano passati in vantaggio un attimo fa ed è di nuovo pareggio. Dovrà lavorare di più sulla concentrazione. De Rossi. La mette al centro. Può colpire. Il portiere si mette nel suo per evitare il gol. Spazza il più lontano possibile. Accetta il passaggio, pericolo! Evita ogni pericolo per il momento. Freuler. La gioca in profondità. Arriva Alejandro Gomez. Prova a verticalizzare. Cerca il passaggio profondo. Iličić. Mette in mezzo il traversone. Ecco Iličić. Palla a Pasalic. Cerca la profondità. Riceve la palla. Qui può partire il contropiede.
Pericolo. Ottimo disimpegno, fondamentale. De Rossi. E trova il compagno. Occhio, buon... attenzione. Bella parata. Si libera della palla ed evita complicazioni. Palero. E il portiere dice di no. Super un'altra volta. Tevez, da lì può concludere. Rete! Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. Tevez, grazie a questo centro, ha totalizzato. È stato un bel primo tempo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico, nonostante il gol che separa le due squadre. Non mi sorprenderebbe se il secondo tempo dovesse regalarci altri due o tre colpi di scena. 2-1, gran bel primo tempo, tre gol, tante emozioni e sicuramente la ripresa non deluderà. Palero! E sì, trova la rete! Ora doppio vantaggio per loro. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Palero. Vedo dalle statistiche a mia disposizione, ha realizzato il quarto gol stagionale. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Allungano le distanze con questo gol. Chissà se cercheranno di segnarne un altro. Apertura di gioco sul fronte opposto. Prova il cambio di gioco. Riceve largo. Atebur. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. L'avversario ha avuto la meglio. Valero. Scodella in avanti. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Euler fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Josip Iličić. Decidono di giocarla all'indietro. Cominciare così il secondo tempo è stata sicuramente una grande iniezione di fiducia. Adesso però non devono cambiare modo di giocare, continuare ad attaccare, continuare a mettere in difficoltà la squadra avversaria. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Valero con il fallo. De Roon, ultima partita, è stato schierato tra i titolari. Mette il turbo. Prova la giocata di misura. C'è il tiro. Il portiere si oppone. È stato splendido l'intervento del portiere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Ci mette la testa. E il palo salta il portiere. Colpiscono d'altro legno. La difesa non sale, Fabio, visto?
non puntano sul fuorigioco. Ma secondo te hanno paura di farsi imbucare da lanci profondi? Sicuramente, non vogliono concedere la possibilità dell'uno contro uno con il portiere. Se sbagliano un'uscita la possono pagare cara. Così prendono le misure anche a possibili inserimenti dei centrocampisti. Valero è entrato in campo nel secondo tempo, nella scorsa partita, servendo un ottimo assist. Royler se ne va. C'è un tackle duro. Cross di Ilicic. Ieri una scivolata abbastanza dura. E passa. Effetto il cross. C'è il colpo di testa. La mette in rete. Con questo gol rientrano decisamente in partita. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. Jovan Zapata, ricordiamolo, ha portato a casa la terza rete nella stagione. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Sono stati bravissimi a rimettersi in corsa. Potrebbero anche andare a vincere. Ha spazio sulla fascia. La palla entra in area. Sbroglia la situazione. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sa. Prova. Ottimo salvataggio. Allontana il pericolo. Kuzka trova il compagno. Prova il tiro. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Aveva voglia di tirare a tutti i costi, si vedeva, ma temo che si sia fatto prendere troppo dalla fretta. Ieri di forza. Ultimi 5 minuti da giocare, più eventuale recupero. La squadra meno quotata sta per aggiudicarsi una grande vittoria. E c'è una palla filtrata. Si libera la grande e ora deve conclusione. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Il recupero è quasi finito, presto arriverà il fischio dell'arbitro. Qualche istante e sarà tutto finito. Alejandro Gomez, oggi autore di un assist. Pallone lungo, in verticale. Prova il filtrante. Zapata, buona opportunità. È riuscito, tenta la conclusione. E finisce quindi la partita, sono andati vicini.